Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie per questo fine settimana. Intanto, sino a domenica, Natalia Inchiostro a Torino Esposizioni, quinto padiglione, e la 22ª edizione di Luci d'Artista, sino alle 20 di questa sera, chiusura di via Belfiore tra Corso Marconi e via Giacosa per carico materiali. Sino a domenica, la linea Star 2 in direzione Corso Bolzano, da via Bogino, angolo via Principe Amedeo. Prosegue per via Bogino, via Po, via Pietromica, via 20 Settembre, percorso normale. Veniamo alle notizie di domani, sabato 11 gennaio. Dalle ore 13:30, concentramento per il corteo di solidarietà Notav da Piazza Statuto per Corso San Martino, Piazza 18 Dicembre, via Cernaia, via Pietromica, Piazza Castello. Alle ore 14:30, domani allo stadio Filadelfia, Torino Sassuolo, Under 19. In piazza Carlo Alberto, extravaganza. Sino a domani, lavori in via Valfenera, civico 10. E veniamo alle notizie di domenica 12 gennaio. In piazza ai giardini Cavour, mercatino di Campagna Amica a cura di Coldiretti Torino. Ai giardini Sambuì, mercatino ecologico, siamo in piazza Carlo Felice. Esposizione quadri in via Roma e in via Buozzi. Alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, l'incontro di calcio di Serie A Torino-Bologna con la chiusura di via Filadelfia tra le ore 12 e le ore 19. E la conseguente deviazione della linea 17 GTT. Dalle 9 alle 19 di domenica il campo in piazza in via Nizza 230. In zona Largo Crassini, Crocetta Più e in via Don Grioni, Stramercatino. In zona Borgodora, Gran Valunna, mercato dell'antiquariato. Direi che è tutto. Buon fine settimana, buon viaggio dalla Polizia Municipale Torino.